per la città, passo tra la folla che non sa. Dimmi cosa stai dicendo, ho lavorato con un po' Slender, Visconti, Bocconi, bene. No, bene, noi che siamo qui per questo. E nel film c'è una scena di provini dove vengono alcuni artisti scampalati, ma può capitare anche un'attrice consumata in senso consumata non te la vuoi, consumata col cacchio, no, nel senso consumato sarai tu, consumato tu, tutta la tua famiglia. Tra me e lei c'era una sintonia magica, speciale, che non è mai stata intaccata da una lite o da un dispiacere. Ci siamo sempre rispettati moltissimo. Maria Angela mi ha affascinato e mi ha conquistato perché è la donna che ho visto che aveva più swing di tutte, ma più swing di una nera di New Orleans. Ballava e con uno swing, un senso del ritmo che è dimostrato anche dalle tre puntate che vedremo, perché si vede da quando debuttò con Pippo Baudo uscendo dalla valigia. Maria Angela aveva un senso del ritmo che ha mantenuto fino alla fine, fino al giorno prima, quando abbiamo cantato con le canzoni del dopoguerra, che erano quelle swing che lei adorava. Essere uccisa, lei questa, non ho mai sentito Maria Angela parlare male di nessuno, di colleghe più famose, di colleghe belle che avevano successo più per la bellezza, sai, è facilissimo, lei faticava moltissimo perché si preparava moltissimo, lavorava moltissimo, studiava moltissimo, si era coltivata e si era costruita una cultura da sola. Ricordiamo che Maria Angela era figlia di un Ghisa, un meraviglioso vigile urbano milanese timidissimo che io ho avuto la fortuna di conoscere e di apprezzare, e di una Sciuga milanese che era una signora loquace che leggeva il Corriere della Sera, ma che naturalmente si occupava delle vicende del suo quartiere. E Maria Angela invece si è elevata. Questa è stata la sua missione, fare l'attrice al meglio, senza badare al successo o alla carriera o ai guadagni. Possiamo dire che è una trasmissione d'amore questa, come ci sono le canzoni, le poesie, questa è una trasmissione. Beh, certamente c'è l'amore che lei riversava per tutto quello che faceva, era innamorata della vita, era innamorata degli artisti, e quindi lei certamente riconosceva l'artista anche lontanissimo dalla sua, purché avesse una verità, la verità. Lei quindi apprezzava artisti che io mi domandavo come mai ti piace Mario Merola, perché è un artista, capito? Capiva che quell'artista nella sua napoletanità popolare era autenticamente un artista di cuore. Vi devo salutare, grazie.